E qui è un esempio lampante, classico, distruttivo. Uccidere un territorio per la finanziarizzazione di un'economia che effettivamente poi fa morire le persone che vivono e producono e sviluppano capacità industriale. Quindi, se riterrà di dover, come dire, riportare in commissione questo tipo di informazione in automatico, senza che non ci sia bisogno di un ulteriore atto di sindacato, bene, altrimenti sarà mia premura rifarne di qui alla prossima settimana o di qui alla settimana successiva uno ulteriore per mantenere l'attenzione anche a livello parlamentare su questo tipo di tema. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2957 dei deputati Russo ed altri, concernenti intendimenti in merito alla realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all'estero delle produzioni agricole e agroalimentari nell'ambito della promozione del Made in Italy. Chiedo al deputato Russo se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. La domanda che poniamo è non soltanto quella di carattere più generale, a cosa serva questo segno distintivo nazionale, questo marchio unico nazionale. Semmai vorremmo comprendere e sapere qual è la sua funzione in queste ore, cosa sta producendo per il nostro Paese, come si coniuga la presenza di questo marchio con i marchi esistenti, contrapposizione, sinergia. Qual è la prospettiva di questo marchio indicato ed evocato come salvifico per il sistema delle imprese italiane e soprattutto per la tutela del made in italiano nel mondo? Come si articola questo marchio unico nazionale? Come si celebra, a chi viene garantito, quali sono le condizioni per cui un'impresa ha o meno l'opportunità, la possibilità, il privilegio o il danno di fregiarsi di questo marchio, quali sono gli aspetti finanziari, gli aspetti normativi, gli aspetti gestionali di un'operazione che sinora sembra complessa, opaca, difficilmente comprensibile sul piano della prospettiva e soprattutto sul piano della efficacia nei confronti del sistema agricolo e del sistema agroindustriale del nostro Paese. Ci piacerebbe sapere, per esempio, quali sono i costi effettivamente sostenuti dal governo, anche per la sola scelta grafica, e già questa genera perplessità, ma soprattutto ci interessa sapere come lice, con quali mezzi, con quali uomini, in che modo sta svolgendo questo esercizio, se ci si rivolge a soggetti terzi, se ci si sta misurando sul mercato, se le attività sono state svolte tutte con gare pubbliche, se insomma quello che doveva essere un elemento distintivo, questo sì, per la prospettiva del sistema agroindustriale del nostro Paese, non rischia di diventare l'ennesima beffa a danno dei tanti agricoltori che ogni giorno si chinano per raccogliere i frutti del lavoro e della terra che coltivano. Grazie, la sottosegretaria di Stato Simona Vicari ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretaria. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento alla questione della realizzazione del segno distintivo unico dell'agroalimentare, credo sia doverosa una premessa sulle finalità e sull'uso di tale marchio per sgomberare il campo da eventuali confusioni. Il segno nasce per mettere a sistema e rendere facilmente riconoscibili da consumatori e operatori le iniziative promozionali italiane nel mondo. Si tratta infatti di un marchio ombrello che identificherà la presenza dell'agroalimentare italiana nelle fiere, nelle manifestazioni, in eventi all'interno dei negozi della grande distribuzione, nelle campagne pubblicitarie televisive, cartacee e sul web. Tale segno invece non potrà essere mai apposto sui prodotti e proprio per tale motivo non entrerà in conflitto con i marchi di qualità DOP e IGP europei.